Las Coloradas, una delle saline più grandi del mondo. Come vedete l'acqua è tutta rosa, che spettacolo. Questa vasca chiamata vaporizzatore, il compito è di aumentare la salinità dell'acqua, mentre questa vasca chiamata cristallizzatore ha il compito di creare appunto il sale. Pensate che il processo dura 10 mesi in questa vasca, che appunto è il vaporizzatore, e poi viene trasportata in quest'altra vasca ancora 6 mesi, dopodiché viene svuotata con una ruspa, per farvi capire. Viene raccolto tutto il sale e portato là in fondo, che c'è la fabbrica. Se vedete bene, già vedete un po' di sale sul fondo. Il colore rosa è dovuto dalla lofilica rossa, che praticamente è un microrganismo, un batterio che vive in queste acque grazie alla percentuale altissima di sale. Questa è una montagna di sale grezzo, e si faccio vedere, prendo in mano, guardate, spettacolo. Caleremo questa montagna di sale, guardate che bella vista. Siamo in cima alla montagna di sale, vista pazzesca, guardate, wow. Possiamo trovare l'Artemia salina, che praticamente è questo microrganismo che mangiano i fenicotteri per diventare rosa. Non so se li vedete, sono minuscoli praticamente. Ok. Eccoli qua. Può fare la famosa foto con la scritta Yucatan. Queste invece sono le sedie dell'amore, con una vista pazzesca sulle saline rosa. E là la montagna di sale. Saliremo su questo mirador, dove ci sarà una vista pazzesca. Eccoci qua, guardate, già vedete le altre vasche, l'acqua rosa, e là in fondo vedete il mare.